Benvenuto, sono Franco Rasotto, Area Specialist di Vendor. In questo video ti parlerò della diagnosi energetica obbligatoria. E passiamo subito a vedere quali sono i soggetti obbligati. Innanzitutto sono sicuramente le imprese a forte consumo di energia, quelle che sono definite dal DL 83 oppure dal DM del 5 aprile 2013, cioè quelle che hanno un consumo annuo di almeno 2,4 gigawattora e che hanno costi energetici pari e superiori al 3% del fatturato. Queste sono delle aziende che sostanzialmente stanno già facendo qualcosa nell'ambito dell'efficienza energetica e degli audit energetici, perché evidentemente in queste aziende l'aspetto energetico è assolutamente molto rilevante. Occorre però ricordare che la diagnosi energetica obbligatoria è obbligatoria appunto anche per le grandi imprese, cioè quelle che hanno più di 250 dipendenti, ovvero hanno più di 50 milioni di fatturato e un attivo patrimoniale di più di 43 milioni di euro. Ecco, questo è la platea, diciamo, che probabilmente è un po' più impreparata rispetto a questo tipo di normativa, a questo tipo di obbligo, perché in queste grandi imprese non sempre la questione energetica è valutata in maniera attiva. Si sa che evidentemente l'energia è comunque un problema, perché nei bilanci pesa, però non è il principale problema. Teniamo conto che all'interno delle grandi imprese abbiamo tutte quelle grandi imprese che derivano da gruppi di imprese, perché come vedremo probabilmente in un altro video, anche la partecipazione e il collegamento tra imprese, e diciamo quando andiamo a realizzare dei gruppi di imprese, occorre tener conto delle percentuali di partecipazione, perché sappiamo che superato il 25% di partecipazione abbiamo una somma proporzionale sia dei fatturati che dei dipendenti. Sopra il 50% di partecipazione abbiamo la somma complessiva sia dei dipendenti che del fatturato, e quindi è veramente ci vuole poco, diciamo, per superare questo tipo di limiti. E per quello che abbiamo constatato in questo primo periodo di analisi di mercato, le grandi imprese conoscono poco, tutto sommato poco, questo adempimento. E quindi, diciamo, saranno quelle che probabilmente saranno un po' meno preparate nell'affrontarla concretamente. Ci sono delle esenzioni, e le esenzioni riguardano le imprese certificate EMAS, le imprese certificate ISO 14000 e ISO 50000. Però occorre fare attenzione, perché in questi sistemi di certificazione deve essere incluso l'audit energetico, che è sostanzialmente una diagnosi energetica. Quindi occorre anche qui valutare se vale la pena effettivamente utilizzare questo tipo di certificazione oppure fare una diagnosi energetica obbligatoria ex novo. Per quanto riguarda invece i soggetti abilitati, le diagnosi energetiche devono essere condotte dall'ESCO, dell'Energy Service Company, oppure dagli EGE, esperti in gestione dell'energia, e infine dagli auditori energetici. Ecco, in questo ultimo caso mancano ancora le definizioni normative, quindi probabilmente per la prima diagnosi energetica obbligatoria questo tipo di figura non sarà disponibile. In questo caso do alcuni riferimenti per quanto riguarda le abilitazioni per eseguire appunto queste diagnosi energetiche. Come vedete, per l'ESCO la norma di certificazione è la 11.352, mentre la norma di accreditamento è la 17.065. Per gli EGE la norma di certificazione è l'11.339, mentre la norma di accreditamento è la 17.024. Come accennato prima, per gli auditor energetici è ancora in fase di elaborazione la normativa specifica. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi lascio di seguito i miei contatti.